Un'ultima battuta, quanto è importante il microbiota? Ne abbiamo parlato tante volte, ma in questa puntata mi preme ricordarlo perché stiamo parlando appunto di alimentazione e di antivirali. Sarebbe come se lei mi dicesse quanto è importante in guerra l'artiglieria? Tanto, perché cannoneggia. Guardi, il microbiota è una difesa formidabile, formidabile. È gratis, ce l'abbiamo tutto il giorno, tutto l'anno, tutta la vita, se lo rispettiamo, cioè se non lo massacriamo con una dieta sbagliata, se non lo massacriamo con degli antibiotici, soprattutto presi a casaccio. Per questa polmonite gli antibiotici non ci vogliono perché è virale. Il microbiota ci permette di metabolizzare delle vitamine, addirittura di produrre delle vitamine, ci sono delle vitamine del gruppo B che sono prodotte dal microbiota, ci permette di produrre degli enzimi che sono delle sostanze chimiche che ineludibili per tantissime attività del nostro corpo per difendersi, quindi conservare un intestino in buone condizioni, in ottime condizioni, è fondamentale. Chi ha l'intestino a posto ha metà del percorso fatto. E come lo rendiamo un buon intestino, dottore? Lo rendiamo rispettandolo. Rispettandolo vuol dire non facendo delle diete folli, perché ci sono delle diete molto, molto stravaganti che impediscono a certi batteri che sono fondamentali per l'equilibrio del microbiota, impediscono di vivere. Tenga presente che noi nutriamo il microbiota, cioè il microbiota mangia quello che gli diamo noi. Se il microbiota non ha il suo cibo, muore, muore. Quindi noi dobbiamo avere un'alimentazione completa. Dobbiamo mangiare frutta, dobbiamo mangiare verdura. La verdura, per esempio, la verdura a foglie verdi fa benissimo, la verdura a foglie grandi e verdi, come la bietola, gli spinaci, anche l'insalata, vanno benissimo. Ma poi tutta la frutta, tutta la verdura, ma dobbiamo avere un'alimentazione completa. Dopodiché non dobbiamo prendere sostanze che uccidono il microbiota, per esempio gli antibiotici. L'antibiotico va preso solo in caso di estrema necessità, cosa che purtroppo noi non facciamo più. Addirittura il Ministero della Salute ha fatto delle campagne perché i medici smettessero di prescrivere gli antibiotici a casaccio. Ha fatto delle campagne il Ministero, però noi siamo il paese che prescrive più antibiotici in tutta la comunità europea. Siamo dei grandi mangiatori di antibiotici e distruggiamo il microbiota. Poi bisogna tenere il microbiota in buona attività mangiando della fibra, perché se noi non mangiamo della fibra non facciamo la cacca. E quindi tutte queste ci sono dei residui che rimangono a contatto della parete dell'intestino e che sono deleteri. Sono deleteri per la vita dell'intestino, così come deleteri sono tutte le infiammazioni. Se noi infiammiamo l'intestino, e i vaccini danno infiammazioni, se infiammiamo l'intestino, il microbiota non riesce più a vivere come dovrebbe.